Buona serata a tutti, bentrovati. Allora, che continuiamo il nostro cammino di spiegazione dei 10 comandamenti. Stasera parleremo del culto alla Vergine e ai Santi. Abbiamo visto il peccato come un comandamento la volta scorsa. Adesso proseguiamo a vedere anche la legittimità e il dovere che abbiamo di dare un culto anche a Maria Santissima e ai Santi. Prima appunto invochiamo lei affinché possa, ecco, intercedere per noi presso il suo Divino Figlio, presso lo Spirito Santo, per avere la luce e la grazia di cui abbiamo bisogno per comprendere le cose di Dio, metterle in pratica, viverle con la nostra vita. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Spirito Santo. Ah. Allora, il primo comandamento, abbiamo detto finora, ci impone di tributare a Dio e a Lui solo il culto supremo della nostra adorazione. Il tributarlo a creature sarebbe peccato di idolatria. Come il tributarlo a Dio stesso, ma in modo indebito e contrario alla sua volontà, sarebbe peccato di superstizione, come abbiamo visto, no? La superstizione, tutte le cose, devozioni fatte in modo disordinato. Raggiunti a questo punto, il Catechismo si fa una domanda. Ma se il culto delle creature è superstizione e idolatria, come non è superstizione e idolatria il culto che la Chiesa Cattolica presta alla Madonna, agli angeli e ai santi? E molto più, come non è superstizione e idolatria il culto che i cattolici prestano alle reliquie stesse e alle immagini dei santi, che vedremo la volta prossima? Ecco quindi la questione che bisogna mettere in chiaro affinché non ci sia confusione. I protestanti condannano senz'altro il culto alla Vergine e ai santi, le loro reliquie e anche le immagini, e tacciono i cattolici di idolatri e superstiziosi, perché lo approviamo e pratichiamo. Ero in Argentina nel 2006, ero primo anno in filosofia, sembra, dopo il noviziato, sì, primo anno in filosofia, durante pausa, insomma, del seminario, dopo l'anno lì, quindi la pausa estiva, un padre diceva, come si è messo a passaporto fra Donato? Beh, io ce l'ho, però mi sa che da un po' che non lo uso, ecco, lo vedi rinnovarlo, perché fra Donato sarà un pioniere, andrà in Argentina, tutti quanti, no, quindi in Argentina, insomma, stati là, perché il vescovo ha chiesto di l'Argentina per una missione. Quindi sono andato con un altro frato, io ero in teologia, e quindi un mese, e 3 settimane ospiti del vescovo, tre settimane del vescovo, una settimana nella parrocchia da Mondari, mi sembra sì così, o viceversa. Comunque, vabbè, siamo andati là, il vescovo, ospiti, insomma, sembra che il secondo giorno facciamo un giro per la gente, insomma, il suo centro era praticamente periferia di Buenos Aires, diocesi di San Justo, la cattedrale dedicata a San Justo, martire, e quindi insomma facciamo un giro col frate, quindi allora, per dire, troviamo un signore alla fermata, andiamo a dire quanti, insomma, col spagnolo che bescicavamo i primi giorni lì, diamo una medaglia, insomma, chiesto quanti cattolici, mi ricordo, abbiamo iniziato, comunque ho 8 figli, complimenti, ora medaglietto, guarda, diamo a lei, la moglie e tutti i figli, perché veramente è una bella famiglia, quindi la Madonna mi protegge, portatela, tante grazie, eccetera. C'è una signora lì, guardava un po', c'aveva un baldacchino di, ma non so, frittelle, non so cosa, una roba del genere, guardava un po' stato. Vado lì, gradisce anche lei una medaglia, roar, ti tira fuori gli artigli, le zanne, roar, proprio, non si può, solo Jesus, sì, ma lui non è che, certo Gesù, però noi anche, in relazione a Madonna, non si può adorare il metallo, non si può, solo Jesus, insomma urlava, ci guardava tutta la gente, si guardava così, c'è il frate, andiamo via, cioè, lasciamo perdere, andiamo via, insomma, proprio c'è.
non so, una belva sanguinaria, proprio, ho detto, mamma mia, ragazze. Proseguiamo, troviamo sempre nel corso pieno di gente, c'erano tre ragazze che, vestite un po' particolari, insomma, davano dei, non so, dei volantini, cioè, ce le danno anche a noi, va bene, grazie, anche noi vogliamo dare qualcosa a voi. Ma la medaglietta, spieghiamo cosa c'era un ragazzo lì che guardava, detto, ma perché fate questo? È questa devozione a Madonna, Madre di Gesù. Insomma, il frate, andiamo, veniamo vito, quel ragazzo, aspetta un attimo, parla con questo giovane, no, andiamo, insomma, detto, in qualche parola, detto, insomma, è il testamento di Gesù, no? Le sette parole, il testamento ci ha dato Gesù d'amore, e donna è che tuo figlio, figlio è che tua madre. Ci siamo capiti, non so come l'ho detto in spagnolo, comunque in qualche maniera, lui capiva, ma dai, andiamo. Insomma, ci siamo guardati, insomma, ti abbraccio, questo giovane qua, un abbraccio, e sto qua era commosso, insomma, abbiamo proseguito, andato via. Quindi, vedi la differenza anche, no? Se uno può discutere, c'è un pregiudizio di un cuore farcito di pregiudizi, proprio una roba, mentre questo qua, ma perché fate questo? Però parlando è stato toccato dire, Gesù ci ha dato una Madonna, ci ha dato donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni, ecco tua madre. E lui, come se la prima volta che sentisse la roba del genere, si fosse caduta, ah sì, cioè, come chissà che magari quanti pregiudizi, eccetera. Quindi loro hanno questo pregiudizio qua, che non si può. Solo Dio, solo Gesù, tutto il resto è superstizione, no? Quindi mi è rimasta impressa proprio quel fatto, solo Gesù, proprio una roba, mamma mia. Vabbè, insomma, ecco, allora questi concetti protestanti, che non approvano per niente, però sono anche diversi cattolici, purtroppo, imbevuti più o meno di pregiudizi protestantici, sembra quasi parlare della Madonna sia quasi un'offesa a Gesù, no? Per far contenti questo ecumenismo fatto in modo disordinato, no? Bisogna togliere tutto quello di bello che abbiamo perché bisogna fare il dialogo. Sì, ma se non fare il dialogo nella verità, cosa serve il dialogo se non è la verità nella carità? Sono parole, cioè, sono cose inutili se non è nella verità fatta in modo caritativo. Vabbè, quindi anche questi, diciamo, hanno poco onore al culto alla Madonna e ai Santi, no? E cerco di dissuadere il popolo cristiano da queste pie pratiche, dopo invece vedremo nell'esempio finale altro che. Quindi vabbè, allora, nei primi, insomma, vogliono proprio questo errore, vogliono condannare proprio la Chiesa Cattolica, nei secondi, ecco, non voler intendere l'importanza, no? Del culto anche la Vergine e Santo. Per questo che vedremo stasera, vedremo la legittimità, il dovere e l'utilità del culto che prestiamo alla Vergine e Santi, come pure quello che prestiamo alle loro immagini e anche le reliquie, che vedremo appunto la prossima volta. La legittimità. Per ben intendere la legittimità del culto che prestiamo alla Madonna, agli angeli e ai santi, è necessario prima averne un'idea esatta e rilevare la differenza che passa tra esso e quello che prestiamo a Dio. Quindi c'è un culto a Dio, culto ai santi. Allora, abbiamo detto fin dal principio che il culto, generalmente parlando, consiste nel riconoscere umilmente la perfezione ed eccellenza di quell'oggetto a cui indirizziamo i nostri ossequi. La perfezione, l'eccellenza di quell'oggetto a cui indirizziamo i nostri ossequi. Ora, siccome questa eccellenza è di due sorta, l'una increata, essenziale, indipendente come quella di Dio, e l'altra accidentale, partecipata, dipendente come quella dei santi, così di due sorte anche il culto da prestarsi. Quindi uno a Dio, uno nell'essere necessario, infinita, e uno ai santi. Il primo culto si chiama di latria, significa adorazione, ed è quell'ossequio sommo, quel culto supremo e principalissimo che si deve a Dio come nostro assoluto Signore e Padrone, che non può convenire ad altri che a Lui. Quindi culto di adorazione a Dio, non altri che agli imperatori volevano il culto, volevano essere come Dio, la divinità degli imperatori, volevano si teniamo come Dio, tu sei una povera creatura, solo a Dio. Infatti i cristiani non potevano dare l'incenso al nome dell'imperatore, a stato dell'imperatore, perché appunto quella sì che era idolatria, perché lui si riteneva come Dio. Quindi culto di latria, adorazione. Il secondo si chiama culto di dulia,
venerazione ed è un culto di semplice rispetto e venerazione che noi tributiamo ai santi, come lo tributiamo tante volte anche alle persone di questo mondo che si distinguono per dignità o per virtù. Siccome poi tra i santi tiene un po' un posto distinto Maria Santissima per la singolare eccellenza che le compete come Madre di Dio, così a lei tributiamo un culto particolare, non distinto per natura da quello dei santi, ma superiore per grado, che si chiama iperdulia, ipervenerazione, quindi una speciale venerazione. A Dio adorazione, ai santi venerazione, la Madonna in mezzo, come una speciale, super, diciamo, venerazione, proprio perché il suo posto unico che ha nella storia della salvezza, diciamo anche, bisogna dire anche parente di Dio, come sua madre. Posto questo, si comprende facilmente come il culto prestato alla Madonna e ai santi non è fatto contrario al primo comandamento, come sostengono i protestanti, anzi è perfettamente conforme ai dettami della ragione. Difatti, quando Dio ci comanda di adorarlo e di adorare Lui solo, è evidente che parla di quel culto supremo ed assoluto che a Lui solo è dovuto, non è comunicabile agli altri, quindi solo a Dio, a Lui stesso, ma non intende perciò escludere quel culto d'ordine inferiore che può convenire ai santi. Esempio, no? Se immaginiamo il re, adesso ormai i regnanti sono più, però abbiamo il concetto del re che governavano su un reame, quindi il potere di vita di morti, di legiferare, eccetera, eccetera. Come se lui dicesse: non voglio che nel mio regno si usurpi da qualcuno l'onore a me dovuto. Il re vuole solo per lui questo onore. Quando passa tutti si inchinano, devono, ecco perché passa il re. Intenderebbe egli per questo di privare del debito rispetto i suoi ministri, i suoi magistrati, i luogotenenti? Questo sarebbe interpretare erroneamente la sua volontà, che un ministro del re, eccetera, come se fosse un fantoccio, una persona inutile, dice ministro del re, che nel nome del re, tu facendo, accogliendo con rispetto il ministro, lo fai perché viene nel nome del re, come lo fai anche qua nel mondo, insomma, una persona ragguardevole, ti manda un qualcuno e tu per rispetto alla persona dai rispetto anche, no, a colui che è, diciamo, l'ambasciatore. Come un re, ecco, abbiamo visto così, no? Esatto. Come nostro caso, ritenuto per il Dio quel culto che appartiene non solo come a nostro supremo Signore, né si può dividere con altri, noi onoriamo i santi come amici di Dio, con un culto di stima e di affetto, quale si tributa anche sulla terra le persone distinte per dignità, per merito e per santità. Lo facciamo anche proprio come convenienza giusta, lo facciamo ordinariamente, no? Nella vita. Anzi, come un re non si offende che siano onorati i suoi ministri, perché l'onore reso a questi si rifonde nella sua persona, così l'onore reso ai santi si riferisce poi infine a Dio stesso, per il semplice motivo che onorando i santi li onoriamo in ordine a Lui, cioè come creature a Lui care, in modo speciale, a Lui unite, come creature in cui Gli ha fatto risplendere ricchezze della sua potenza, libera l'età e misericordia. Pensiamo ai santi, i grandi santi, facciano anche miracoli straordinari o anche estere visioni in quell'anima particolare, cioè a Santa Veronica Giuliani diceva: dall'eternità ho aspettato Gesù la tua nascita, fin dall'eternità, perché è una santa talmente straordinaria che ancora prima che c'era Padre Pio, cioè non so se era Cardinale Palazzini, diceva che insomma tutti gli onori dopo la Madonna è stata annunciata una santa che è stata riempita di carismi e grazie più di Santa Veronica Giuliani dopo la Madonna, quindi per dire una cosa, dopo è venuto anche Padre Pio, un'altra figura straordinaria, incredibile, però Santa Veronica Giuliani, se vedete il bellissimo film documentario Risveglio di un gigante, che racconta fedelmente, seriamente la sua vita, una cosa incredibile, questa santa qua, Santa Veronica Giuliani, una cosa proprio incredibile, quella della sua vita anche veramente straordinaria. E quindi ecco, in lei ha fatto delle cose fenomenali proprio Gesù. Quindi nei santi noi veniamo a onorare Dio, fonte di ogni santità, autore di ogni bene, rimuneratore di ogni virtù. Dunque, conclusione di questa
come riguarda la legittimità, noi non siamo affatto né idolatri né superstiziosi onorando la Madonna e i Santi. Saremo idolatri, faremo cose illecite se tributassimo a Dio e i Santi un culto uguale. Ma è una cosa ben diversa. Però mi è capitato una volta, però, sempre frate, mi ricordo, filosofo, teologico, mi ricordo, pellegrinaggio a Padre Pio. Successo che, purtroppo, la strada è interrotta, c'era un imprevisto, insomma, quindi, sapete, si va o diretti a San Giovanni Rotondo, via del Gargano, si è bisogno fare tutto il giro per Manfredonia, forse sotto, c'è un altro giro che si può fare molto più lungo. Insomma, la strada è bloccata, fare il giro più lungo. Saltato tutto il programma, era domenica, e ho detto, vabbè, diamo la messa almeno. No, no, la Via Crucis, la tomba del Santo. Sì, ho capito, però è domenica, cioè, c'è la messa. No, scritto, io mi ricordo, io vado alla messa, fate quello che volete, però lì la cosa assurda, cioè, capite, cioè, mettere Padre Pio che io vado a pellegrinaggio, donare la tomba, ma salti la messa. Cioè, questo è il disordine, una cosa sbagliata, cioè, non ha senso, cioè, prendo la messa, poi si avanza, vado a fare un bacio alla tomba, appena appena gli lancio un fiore, un Padre Pio, guarda, è andata così, dammi la benedizione, ma te la dà, tripla te la dà, invece che benedizione dato Padre Pio, se sei andato da lui e non sei andato da Gesù, hai saltato il comandamento, una mancanza grave, perché tu potevi andare, se nel tempo c'è proprio saltava tutto, beh, eravamo, diciamo, rosario, pazienza, ma quell'oretta, quel poco tempo che avevamo, la messa si poteva prendere, sono andato a prendere e altri sono venuti. Ecco, questa era la cosa sbagliata, no? In caso lì c'era una troppa devozione che diventa trattino devozionismo, ora in questo caso, questo non va, era sì, giusto criticare, non va bene. Vabbè. Ora noi adoriamo Dio come assoluto Signore, padrone dell'universo, gli professiamo una totale dipendenza come nostro principio e nostro ultimo fine. Da Lui veniamo e a Lui, da Lui andremo. Quindi adoriamo Lui, adorazione somma. Veneriamo i Santi solo come Suoi amici, i nostri fratelli, pregandoli affinché preghino per noi. A Dio diamo quindi ciò che è di Dio, cioè il sommo dei culti, che è l'adorazione. Alla Vergine, agli angeli e ai santi diamo invece ciò che è dovuto ai servi di Dio, vale a dire un culto proporzionato alla loro dignità. Dio sommo, dignità somma, culto di adorazione. I santi, dignità, diamo un culto proporzionato alla loro dignità come amici di Dio. Ecco perché il culto dei santi fu professato e praticato sempre dagli uomini, sì che lo possiamo dire antico quanto antico il mondo, ce ne fa fede la scrittura. Abramo, Lot e Giosuè si prostrarono riverenti agli angeli del Signore. Cioè, proprio l'angelo del Signore si prostavano proprio, anzi, abbiamo visto l'angelo del Signore, moriremo, dicevano, ho visto moriremo perché ormai... Abdia, uomo timorato, venerò col volto sino a terra il santo profeta Elia. Taumaturgo, miracoli, eccetera, sto qua si prostrava. I figli dei profeti si inchinarono sempre dinanzi a Eliseo, proprio discepolo di Elia. E nei Siracidi troviamo chiaramente espressa l'esortazione a lodare e glorificare gli uomini di virtù. Diamo lode agli uomini gloriosi come Mosè, Davide e Giosuè. La loro sapienza è celebrata dai popoli, la loro lode sono ripetuta nelle sacre adunanze. Siracide 44, insomma dall'1 al 15, facciamo cose illustri, no? Quindi tutti quanti i personaggi celebri. Quindi la Chiesa Cattolica fu poi sempre profondamente convinta della giustizia ed efficacia di questo culto. Fin dal secondo e terzo secolo, infatti, essa commemorò il giorno in cui i santi martiri volarono al cielo, come ce ne fanno fede Origene, Tertulliano, San Cipriano ed altri. Quindi questo riguarda la legittimità del culto alla Vergine e ai Santi. Adesso vediamo il dovere. Quindi è una cosa legittima, sì. Non solo legittima, è anche doverosa. Quindi se il culto ai Santi e alla Vergine è così giusto e ragionevole, diventa anche per noi un sacro dovere. Sì, dobbiamo venerare anzitutto chi? Maria Santissima, l'Immacolata, perché è santa, perché è madre di Dio, perché è madre nostra, è madre di Dio. San Massimiliano Colbi diceva, mettete insieme il concetto di madre e il concetto di Dio, uniti in una sola persona. E qui la testa comincia a girare, perché madre è colei che dà la vita, no. Dio è la vita stessa, quindi l'essere perfettissimo, presente in cielo, in terra, in ogni luogo, madre di Dio. Cioè, unisce madre di Dio. San Massimiliano Colbi dice, cioè, una cosa... Chi è questa creatura qua che è madre di Dio? Perché, secondo il dogma, a pieno titolo, sia
Dio Padre, rivolto a Gesù, se Maria Santissima rivolto a Gesù, posso dire legittimamente questo mio figlio, giusto? Sia Dio Padre che la Madonna a Gesù possono dire tu sei mio figlio. Quindi ecco, chi infatti la Vergine, andiamo a Betlemme, entriamo in questa grotta che sta alle porte della città, insomma, paese, quello che era. Cosa vediamo? Quella misera grotta, ricovero di umili animali, spoglie di tutto, c'era niente, adagiato in una mangiatoia, su poco fieno, vedete un bambino con una donna accanto che in atto di amore e di venerazione lo bacia e lo adora. Chi è quel bambino? È il figlio stesso di Dio, il Salvatore del mondo. Chi è quella donna? Quella donna è Maria, sua madre. Maria dunque, come madre di colui che ha creato cielo e terra, non avrà diritto alla nostra venerazione? Andiamo a Nazareth. Dentro un'umile casetta vedete un uomo che attende il lavoro, mentre la sua sposa stringe al seno un grazioso bambino, lo accarezza e lo bacia, ed egli di cambio lo chiama col dolce nome di madre. Chi è quel bambino? È Gesù Cristo. Chi è quella donna? È Maria. E questa donna su cui seno riposa lo stesso Dio non sarà degno della nostra venerazione? E San Giuseppe, che è stato custode della Santa Fine, è stato Dio affidato i tesori più cari, la Madonna e Gesù Bambino affidati a San Giuseppe. Quale dignità ha San Giuseppe nell'essere custode della Santa Famiglia, del Figlio di Dio stesso, del colui che deve dare a mangiare? Quindi anche noi, falegname una casalinga, ecco, basta, mettiamo nello sgabuzzino, solo Gesù, no, solo Gesù, no, ecco, di più, richiamoci col pensiero sulla cima del Calvario, eccola una croce da cui pende, coperto di vidure e di sangue, Salvatore del mondo. Negli ultimi momenti rivolge i suoi occhi sulla terra, il suo sguardo si incontra con Maria. Cosa dice? Le famose sette parole, poi le due, cosa dice? Donna, ecco tuo figlio, additandole il suo discepolo Giovanni che rappresentava tutti noi. Maria dunque in quel momento divenne la madre di tutti noi simboleggianti in San Giovanni. E noi per questa madre pietosa non dovremmo avere una parola d'amore, un segno di affettuoso rispetto? Diavolo furibondo, esorcismo, nel libro Padre Mamonte, nel bellissimo libro La Vergine, Diavolo e esorcismi, diceva che dalla croce quello vi ha affidati a quella, no, siete stati affidati, quella è stata causa della nostra rovina, dalla croce quello vi ha, siete stati affidati, urlando, dimenando, non voleva dire, no, siete stati affidati, da quello sulla croce state affidati. Quindi il diavolo come si riconosce questo affidamento che Gesù ha fatto? Noi siete diventati i suoi figli in quel momento lì, quando una è madre, l'ha detto in maniera proprio, quando una è madre, quando si è madre, pensando alla Madonna. Quindi, capito, il diavolo l'ha capito benissimo. Allora, protestanti, questi che non riconoscono la Madonna, eccetera, lì, cioè, cosa hanno nel cuore? Diciamo, cosa hanno nel cuore? Lo lasciamo a loro. Questo va, lasciamo, pensano, preghiamo per loro, ecco. Noi da figli amorosi veneriamo la Madonna con culto assoluto di perdonia, di speciale venerazione che bello merita e per le sue virtù immense, cioè ma nelle sue virtù della Madonna perfetta, lei immacolata, e per l'altezza alla quale fu da Dio sollevata, l'altezza che arriva alle soglie della divinità, alle soglie dell'infinito. Veneriamo ogni giorno mettendoci mattina e sera sotto il manto della sua protezione, rivolgendole più volte anche durante il giornato il caro saluto dell'Ave Maria. Veneriamolo ogni settimana, praticando specialmente il sabato qualche opera di pietà, di mortificazione in suo onore. Veneriamolo nelle feste a lei consacrate, facendo un impegno celebrale, accostandoci ai sacramenti. Cioè, no, festa della Madonna, però andiamo sulla Madonna, poi non vado alla messa. Ci vengo al santuario, qua. È lei che ci porta Gesù, è lei che ci dà Gesù. Certo che vado alla messa. Veneriamolo ancora portando sempre con una medaglia. Ecco, quindi no, metallo se può, ma certo che lo porta perché proprio rappresenta la mia consacrazione a lei. E il diavolo dà fastidio questa medaglia, no? Come se gli dà fastidio al diavolo questa medaglia? E poi anche l'abitino dello scapolare, l'abitino, no? A lei sacro, Fatima, si è presata Madonna anche del Carmelo, no? Santa Caterina Burra, insomma, non quella immacolata, per Beato San Simone Stock, ecco, non quello scapolare, e quindi ecco, può tenere anche le immagini
nelle case, anche una volta il diavolo ha detto: togli questo, vengo a visitarti a casa tua, però prima togli questa roba qua, dopo vengo a visitarti, dà fastidio le immagini di Gesù, della Madonna, eccetera. Io vengo a trovare, diceva un esorcista, vengo a trovarti stasera, però togli quelle robe lì che intanto comincia a togliere, dà fastidio le immagini sacre, no? Ecco, se così la onoreremo e procureremo al tempo stesso di imitare la purezza, l'umiltà, la carità, nella pazienza, faremo verso di lei il nostro dovere di figli, ed in cambio eserciterà verso di noi con sempre maggior interesse e maggior amore l'ufficio di madre. Quindi più la diciamo immensamente come figlia, ma più la onoriamo, più la preghiamo, più la amiamo, ovviamente lei più ricambierà questo amore verso di noi. Ecco. Per la Vergine, ora abbiamo detto il dovere di onorare anche i santi. E come dubitarne? L'uomo sente naturalmente un bisogno, non può fare a meno di onorare la memoria di quelle persone che si distinsero per scienza e per virtù. Non vedete con quale entusiasmo si celebrano feste, si erigono monumenti a ricordare la memoria dei grandi scienziati, dei valorosi guerrieri che esero illustri servizi alla loro patria? Quanto onore a questi personaggi, no? Se andiamo a visitare Firenze, troviamo maestoso tempio pieno di tombe e di monumenti. Entrate, leggete che nome vi ha su questo monumento, nome del grande astronomo Galileo, su quell'altro il nome di Michelangelo, e quell'altro, un momento ho letto a Dante, e quell'altro ancora Alfieri, eccetera, eccetera, tutti personaggi, no? Tutti i monumenti a questi personaggi qua, no? Ora dico, diciamo, se dovere di cittadino, no? Onorare la memoria di chi ha reso illustre il suo paese, come ci tengono anche, perché non sarà dovere di cristiano onorare la memoria di coloro si distinse per la loro virtù? Cioè, se qua è passato San Aldo da Porto Maurizio, non ci avete il capitello, perché qua ha fatto una predica, è passato anche qua poco prima della sua morte, qui c'è il capitello dove sì, bene, San Leonardo Maurizio, che è passato di qua a quel tempo, ha fatto una bella predicazione, un grande santo, propagatore delle Via Crucis, eccetera, eccetera, grandi predicatori 1700, è passato anche di qua, qui c'è un capitello in suo onore, giusto? E infatti, dove possiamo trovare benefattori dell'umanità che possono rangere paragone degli apostoli, per esempio? Dove eroi di fortezza più di venerazione che i martiri? Dove uomini caritatevoli come un San Giovanni di Dio, che ha fondato l'ospedale Fate Bene Fratelli, un San Camillo di Lellis, anche lui no, con l'ordine ospedaliero, San Giovanni de Mata, un San Vincenzo de Paolo, San Geronimo Emiliani, un Cotoleno, Giovanni Bosco e mille altri? Chi mai nobilitò meglio il proprio secolo che un San Tommaso d'Aquino, un San Bonaventura, un San Francesco, un Santo Antonio di Padova? Il 1200, no, santi straordinari, 1200. Infatti ho detto l'uomo che, quando siamo passati il millennio scorso, quindi nel 2001, siamo andati nel 2000, ricordo che hanno fatto un'indagine statistica, quale uomo ha rappresentato il millennio trascorso, uomo simbolo del millennio trascorso, nell'anno quindi, no, dall'anno, insomma, tutto il 1000, dal 1000 al 2000, San Francesco d'Assisi. San Francesco, l'uomo simbolo del millennio, cioè, l'uomo è San Francesco d'Assisi. Ecco, quindi, ancora adesso, insomma, la figura, quando si parla di San Francesco, tutti, insomma, ti tocca sempre il cuore, quello che ha fatto San Francesco. E se è venuto Sant'Antonio, un San Pio, Sant'Antonio di questi santi qua, è grazie a San Francesco che ha detto di sì, dal suo sì è venuto fuori un fiume di bene che continua ancora oggi. Anche noi siamo qua, Francesca Immacolata, sempre seguendo Cristo, ma sulla via che ci ha tracciato San Francesco, in modo particolare come ha vissuto il cristianesimo. San Francesco è chiamato l'alter Cristo, primo stigmatizzato, vive il Vangelo in modo radicale. Noi per seguire Cristo lo seguiamo come l'ha fatto San Francesco, fatto in modo straordinario, anche noi vogliamo farlo come l'ha fatto lui. Quindi poi il Signore che chiama, però ecco, quindi pari modi, uno ha fatto più l'aspetto caritativo, il Sacramento di Lelis, chi è l'aspetto della preghiera, o i monaci contemplativi, chi è l'aspetto dell'apostolato, i missionari, c'è qualcuno su un aspetto particolare, però ecco, per seguire Cristo. E hanno, sono stati e saranno sempre più grandi benefattori dell'umanità, i santi. Quindi bene ha ragione, quindi la Chiesa, fin ai tempi apostolici, ha tributato a Dio, ha tributato ai santi un culto religioso con innalzare chiese, celebrare feste in loro onore. Ed è un dovere per noi secondare il suo spirito, anche molti abbiamo detto che abbiamo più che mai bisogno del loro aiuto, della loro intercessione.
qui, paesetto Monghidoro dell'Appennino bolognese, nel 1600 c'era il capitello con l'immagine della Madonna, i contadini e gente semplice che venivano a chiedere le grazie arrivavano, grazie su grazie, grazie su grazie, e ha fatto un tempio, Madonna di fine 1600, Madonna dei Boschi, con chiara fama, lo diceva anche il Vescovo quando l'aveva letto, diceva, chiara fama di miracoli, di grazie ottenute. Allora, non è che la gente non pregava a Dio, eccetera, la Madonna è la creatura più vicina a Dio. Si va dalla Madonna perché lei ha una via preferenziale, cioè quello che, insomma, la madre tutto ottiene, se non visto da Gesù, tutto lei ha dato, tutto lei ottiene. Quindi non è che si fa su culti separati, ma anzi è la via privilegiata per arrivare a Cristo. Adesso chiudiamo con l'utilità, visto la legittimità, il dovere sull'utilità. Il culto della Vergine dei Santi, infatti, ci è sommamente utile, anzi necessario, perché ci procura loro mediazione presso Dio. Chi non conosce quanto bisogno tutti abbiamo dall'aiuto del Signore in tutta necessità della nostra vita, sia riguardo all'anima che al corpo? Ora, si sa bene che il Signore non ci dà le sue grazie, i suoi aiuti, se non è pregato. Cioè, Lui ci dà tutte le grazie, ma desidera anche la preghiera. Certo, il Padre nostro, tutta la richiesta di quello che abbiamo bisogno, no? Ma siamo di certe preghiera nostra riesca gradita, invece siamo pieni di difetti, tante colpe quotidiane, eccetera, eccetera. Quindi sentendoci un po' miserabili, ecco che andiamo a ricorrere ai suoi amici speciali, particolarmente la Madonna, ma anche un Sant'Antonio che tante ne ha fatte di grazie, Santa Rita di Cascia, tante ne ha fatte di grazie. Visto te ti ascolta, vengo da te. È come la raccomandazione, ce l'abbiamo proprio anche nel cuore naturale, no? Per arrivare a una persona, questo è l'amico molto intimo, particolare, non è che puoi farmi questa cosa qua, bisogno di avere questo, da lui bisogno di parlare, con lui bisogno di incontrarlo, non è che puoi fare in modo di incontrarmi, eccetera, la raccomandazione, è la stessa cosa. Noi facciamo in maniera naturale la raccomandazione, no, per arrivare a Tizio, Caio, tramite un amico, un'amica, fratello, il cugino, quello San Vicino, allora, tacchetela, si cerca di arrivare lì per avere la grazia, insomma, quello che ci serve, no? La stessa la raccomandazione, andiamo nei santi per essere raccomandati da loro. Quindi è vero che, dice San Paolo, che il primo grande nostro mediatore è Gesù Cristo. Siamo d'accordo, quale, essendo vero Dio, vero uomo, in virtù dei propri meriti ci ha riconciliati con Dio, ci ottiene tutte le grazie, ma dopo di lui abbiamo la Vergine Santa, abbiamo gli angeli e i santi, i quali per la carità che unisce a Dio e a noi diventano gli intermediari potenti tra noi e lui. Quindi che può dire le grazie che si ottengono ogni tempo per la loro mediazione, i favori, insomma si va anche a Bocca di Rio, quanto è pieno di ex voto, quante grazie vedete anche a Bocca di Rio, o altri santuari, tutto un coso pieno di grazie, e ho pregato questo, l'incidente, quello il carro, quello che stava cadendo giù, eccetera, Madonna, grazie anche straordinarie, leggendo proprio gli ex voto, no, che ci sono, anche miracoli veramente strepitosi, no, proprio, quindi ottenuti proprio, no, dalla Madonna. Insomma, quindi notiamo anche che il culto dei santi ci apporta altri due grandi vantaggi, quindi di metterci in più continuo largo, diciamo, commercio con il cielo e di offrirci un largo campo l'esercizio delle virtù. Sono anche, ecco, maestri, modelli di virtù, e quindi, ecco, noi imitando anche loro vogliamo cercare di diventare come loro. Ecco, quindi per questo la Chiesa ci stringe, ecco, quella militante a quella gloriosa. Coloro che sono già in cielo, godono già la visione beatifica, noi chiediamo aiuto a loro, voi ce l'avete fatta, siete già lassù, aiutate noi che siamo nel cammino, no? Abbiamo bisogno di voi, perché voi siete adesso vicino a Dio, mettete una buona parola. Infatti Santa Teresina ha detto, no, passerò al mio cielo a fare il bene sulla terra, non una pioggia di rose, così simbolizzata la devozione a Santa Teresina, con le rose, eccetera, no? Passerò il mio cielo a fare il bene sulla terra. Andrò vicino a Gesù e dirò tutte le grazie, se mi aiuti, io ho fatto sempre la tua volontà sulla terra, mi ha detto lei nella sua semplicità, no? Io sono fatto la tua volontà, Signore, adesso io vengo in cielo, tu fai la mia, c'è delle grazie, tu sei obbedire, se tu obbedisci a me. Ecco l'ardire santo, l'ardire dei santi, proprio di queste anime piccole ma straordinarie, no? Quindi io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. Come c'è San Luigi, mi sembra Giorione, diceva, io però
all'ingresso dell'inferno, a ricacciare su tutte quante le anime, passerò le mie anime, starò lì finché non finirà i tempi a mandare su le anime che vengono giù, le voglio rimandare su. O Padre Pio, starò fuori porta del paradiso finché non entra l'ultimo dei miei figli, quindi sto lì a fare in modo che entrano tutti, no? Ecco, quindi questa mediazione di cuore che fanno i santi, no? Ecco, quindi non abbiamo anche l'utilità, ma anche necessità di invocarli, perché loro ci aiutano, insomma, quindi ci è utile, sommamente utile. Quindi, in conclusione, dice un missionario del Kenya, siamo nel secolo scorso, l'Africa orientale inglese, certo padre Gabriele Perlo, non il nostro padre, l'altro padre Gabriele, raccontava questo episodio. Un catechista della mia missione, venuto a disputa con alcuni compagni aderenti protestantesimo, fu subito affrontato da questi sul terreno della devozione a Maria Santissima. Gli dissero: «Perché voi cattolici pregate la Madonna? Forse che Dio non è bastante a darci tutte le grazie che abbiamo bisogno? Non è un'ingiuria che fate a Dio?» Catechista rispose: «Dimmi un po', amico mio. Quando tu un mese fa eri a Nairobi, la scuola del protestante, mi scrivesti una lettera, ti ricordi?» «Mi ricordo benissimo. Con questo?» «Aspetta. Quella lettera terminava con queste parole: prega per me, Signore nostro Gesù Cristo.» «Benissimo, sono solito terminare così tutte le lettere.» «Bene, eccoti caduto in una marchiana contraddizione.» «Come, come? Ti dicevo fossi pregare per me la mano di Gesù?» «No, la contraddizione sta qui, che tu ti raccomandi alle mie preghiere e poi ti ridi di noi che ci raccomandiamo alla preghiera della Madre di Dio. Tu stesso sei solito dire agli uomini: pregate per me, e poi ridi di noi che diciamo alla Madonna, la quale è più buona, più potente degli uomini, prega per noi.» Diciamo nell'Ave Maria, no? «Tu credi che gli uomini possano aiutare le loro preghiere presso il trono di Gesù Cristo, e poi ridi di noi che crediamo che Maria Santissima possa aiutarci ugualmente con le sue preghiere. Hai capito?» L'amico aveva capito troppo bene e tacque. Non potrei dire niente, insomma, ecco. Andiamo nella propagazione della fede, siamo nel 1923. Questo piccolo episodio è la confutazione più chiara ed esauriente dell'accusa di superstizione che alcuni fanno al nostro culto alla Madonna e ai Santi, e si inchiude implicitamente la ragione precipua della fiducia e della devozione che professiamo verso di loro. Quindi concludiamo con il solito qualche piccolo episodio, riflessione finale, quindi ecco, sulla legittimità, utilità e dovere del culto alla Vergine e ai Santi. La potenza di Maria. Come presso la corte di un re, dice quello qui, dicono i santi, come presso la corte di un re tutto può ottenere chi è patrocinato dalla regina, del pari tutto ottiene presso il re del cielo colui di cui Maria, la celeste regina, si prende interesse. Questo San Cirillo Alessandrino. Maria, per la sua potenza, è chiamata dispensatrice delle divine grazie. Come la luna ci comunica la luce del sole, così Maria ci comunica le grazie del divin sole giustizia. San Bernardo. Maria è simile all'aurora, al sorgere dell'aurora va scomparendo l'oscurità, così con la vera devozione a Maria scompaiono dall'anima le tenebre del peccato. Sant'Alfonso. Come la stella del mare guida in porto sicuro i naviganti che corrono pericolo, così Maria dal mare, procelloso di questa vita, ci conduce al cielo. San Tommaso d'Aquino. Ecco alcuni esempi, adesso mi dicono i santi, verso la Madonna. Insomma, preghiera di una madre. Si narra nella storia antica che Coriolano, generale romano, essendo stato condannato a morte, fuggì e si ritirò presso i nemici dei romani. Dopo di essersi messo alla testa di un potente esercito, si avanzò contro Roma per vendicarsi dei suoi avversari. Giunto innanzi alla città che minacciava di distruggere interamente, il Senato gli mandò varie ambasciate, l'una dopo l'altra, e grandi somme di denaro. Ma nulla fu bastevole al calmare l'ira dell'animo suo. Finalmente gli fu mandata la vecchia madre Veturia, pregando di risparmiare la città. Questo passo ebbe il suo effetto. Coriolano, commosso fino alle lacrime, abbracciò la madre e si allontanò da Roma. Se un pagano si lasciò intenerire dalla propria madre, come Gesù potrebbe mai negare cosa alcuna alla sua? Giusto, no? Degni del nostro culto.
Noi viviamo in mezzo, ora, viviamo in mezzo al mondo, senza dubbio abbiamo conosciuto, conosceremo parecchie persone per ingegno, potenza, cultura svariata, virtù elette, opere egregie, nobiltà, altri uffici, eccetera, eccetera, il cui nome è su lingua del popolo che ne ricorda i benefici in onore della loro presenza. Qui è nato il poeta tale, no, il paese, no, è Recanati, non so già come lo parli, no, quindi ecco già quella cosa lì, è nato, è vissuto qui, insomma, piazza di queste cose qua, no, ma voi vi inchinate dinanzi a loro, vi progettate loro tutti i segni di stima e di riverenza che i loro meriti impongono, che l'uso e la buona educazione richiedono. E ciò fate che voi tutti coloro che hanno coscienza dei propri doveri, e se noi facciamo così, insomma, noi c'è uno che non lo fa, incorre, diciamo, nel biasimo, un po' biasimevole, se uno dice, ma che mi interessa sta cosa qua, insomma. Ora, chi sono i santi? Abbiamo visto prima, sono uomini passati sulla terra, beneficando, spargendo dovunque buon odore di Cristo, uomini che esercitarono tutte le virtù nel grado più eroico, il fiore dei veri eroi. Quindi non onorarli, cioè la loro grandezza, vorrebbe disconoscere il merito, non curare la virtù, il bene che hanno fatto. Lo facciamo a personaggi, sì, buoni, ma questi qua che hanno fatto cose ben più grandi, a maggior ragione lo facciamo, quindi è giusto farlo. A maggior ragione lo facciamo a coloro che hanno fatto ancora più bene, non solo un bene materiale, ma anche un bene spirituale, che poi i santi danno anche il bene materiale. Il Padre Pio, anche l'ospedale, che era solo la sofferenza, che erano dei migliori d'Europa, insomma, per dire, no? O altre cose, insomma. Casi che non sono casi. Il 15 giugno 1914, domenica fra l'ottava della festa di Sant'Antonio, quando c'era, adesso non c'è più, insomma, quando però c'era una struttura, si fece nella città di Ferrara, quindi non lontano da qui, la processione del grande Tomaturgo, la statua del santo del Tempio di San Francesco, venne portata solennemente per alcune vie principali oggetto della pubblica venerazione. Nel far ritorno al Tempio, la processione doveva passare per via Terra Nuova, in un punto dalla quale si apriva una bettola che era tenuta da un tale F. Empio bestemmiatore. Saputo che passava la processione, che fece il disgraziato, impose alla moglie di tirare le tendine della finestra della porta a vetri. «Perché?» chiese la donna contrariata. «Perché?» rispose lui, «non voglio vedere passare quel fantoccio incappucciato». E all'oltraggio giungeva di seguito un seguito di bestemmie così orrende da far meravigliare e schifare alcuni facchini che stavano bevendo nella taverna. Cioè, ho detto, mamma mia, una cosa. Poco dopo, passata la processione, l'oste salì in camera per riporre del denaro, ma giunto che fu presso il letto, cadde al suolo fulminato. Accorsero subito i familiari, non sottoscurarono alcun mezzo per farlo invenire, ma inutilmente. L'empio bestemmiatore di Dio, dei suoi santi, che pur aveva soltanto 41 anni, alto in statura, fibra robusta, tre giorni dopo moriva senza dar segno di pentimento, lasciando dolore alla moglie con tre piccoli bambini. Dio talora non lascia passare impuniti gli atti di pubblico sfregio recati ai suoi santi. Concludiamo anche poi l'ultima, i santi patroni. Tra i santi la Chiesa ne ha scelto alcuni ai quali è affidato in modo particolare la protezione dei singoli individui, delle singole parrocchie, delle città, delle diocesi, delle nazioni. Ci manca infatti un sollangio del Portogallo, non ricordate, quando è apparso i tre pastorelli. Sui santi patroni ai quali dobbiamo professare speciale devozione e rivolgere nostre preghiere e necessità. E quanto sia potente intercessione a nostro favore lo provano molti fatti, ne vediamo uno, con questo concludiamo. La nazione spagnola 1896, quindi non 150 anni fa, insomma, meno ancora, fu colpita da una siccità spaventosa. Dal principio dell'inverno del 1895 al maggio 1896 non era mai caduta tutta la Spagna una goccia d'acqua. Strazianti erano notizie giungendo in tutte le province, mortalità del bestiame, mancanza di derrate, penure di acqua nelle sorgenti, vegetazione spenta, desolazione nelle campagne. Si pregava dappertutto, si facevano funzioni in tutte le chiese, ma inutilmente. La stessa famiglia reale si impensierì del fatto, piena di fede all'aiuto del cielo, propose che si facesse a Madrid una cerimonia straordinaria ricorrendo protettore della nazione, Sant'Isidoro agricoltore. Sant'Isidoro laborator, labrador, Sant'Isidoro labrador. Anche in Argentina molta venerazione Sant'Isidoro.
La Pia Regina Maria Cristina ordinò pertanto una solennissima processione, solennissima processione per le vie della capitale, portando l'urna preziosa che conteneva i resti immortali del santo. La processione si fece il 4 maggio di quell'anno, 1896. Vi presero parte la famiglia reale, i ministri di Stato, le corti, le armate di terra e di mare, le corporazioni civili e religiose, tutto il clero, una massa enorme di popolo. Come si fa oggi, giusto? L'urna del santo, infatti si vede come andiamo, l'urna del santo passò attraverso la città circondata da riverenza di tutto il popolo supplicante, in mezzo al profumo degli incensi, una pioggia di fiori che cadevano dalle terrazze e le finestre. Anzi, se oggi qualcuno tiene in mano un rosario, scandalo, scandalo mortale, no? Quando le spoglie del santo rientrarono nel tempio, cominciarono ad echeggiare sotto le sacre volte acclamazioni ferventi, imploranti dal cielo desiderata pioggia, e l'effetto si ottenne istantaneo e sorprendente. Il cielo, fino a quel momento limpido e sereno, si coprì d'un tratto di nere nubi, su di rimbombare cupamente il tuono, soffiare un vento gagliardo e vorticoso, ed ecco, dopo poche ore, un'abbondantissima pioggia scese a ristorare le riarse campagne della desolate province. I voti della Pia Regina, del popolo madrileno, dei credenti di tutta la Spagna sono stati esauditi. La prece dell'umile agricoltore di Madrid, Sant'Isidoro, aveva ottenuto effetti prodigiosi presso il trono di Dio. Il 5 maggio la gioia è rientrata in milioni di cuori. Quindi, ecco, Sant'Isidoro, patrono della Spagna, tantissimi esempi a riguardo, ma concludiamo così. Quindi, la prossima volta vedremo il culto delle reliquie dei santi, le immagini sacre, i luoghi sacri, poi passiamo al secondo comandamento, quindi l'ultima lezione riguardo al primo comandamento, e questa, ecco, le reliquie dei santi, le immagini sacre e i luoghi sacri, quindi le vedremo, e poi cominceremo col nome santo di Dio, non nominare il nome di Dio in vano, che è il secondo comandamento, quindi inizieremo con il nome santo di Dio. Allora, invece abbiamo paura di affidarci alla Madonna, anzi chiediamo la sua speciale intercessione e mediazione a Sant'Antonio, San Giovanni Mattia, San Giuseppe, Santa Rita, tutti quanti, San Michele Arcangelo, c'è problema, noi li preghiamo, chiediamo loro tutte le grazie necessarie che ci proteggano e ci accompagnino sempre, affinché davvero possiamo anche un giorno raggiungere con loro il paradiso e con loro godere della visione beatifica che è il nostro unico fine per il quale esistiamo. L'uomo è stato creato, catechismo, conoscere, amare, servire Dio in questa vita, poi goderlo eternamente. Conoscere, amare, servire. I santi l'hanno fatto in modo perfetto, secondo il loro stato, e allora noi chiediamo loro che ci aiutino. Come ci avete fatto voi, aiutate anche noi, sia con l'esempio, ma anche con la vostra intercessione, mentre ben sicuri che loro lo faranno. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme benedica, vi custodisca, mostri a voi il suo volto e misericordia, e volga a voi il suo sguardo nella sua pace, e benedica a nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati.